qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ok, tengo gli occhi aperti per la sub. Ottimo. In realtà non mi preoccupa tanto. Invece dovrebbe. Non possiamo più contare sul fattore sorpresa. Non credo che si aspettasse molto da te. Aspetta, era un complimento. Sembrava quasi un complimento. I suoi uomini sono un branco di idioti, ma Asab è... Dobbiamo restare alla larga da qui. Non ho mai capito il fascino degli uomini come Asab. È semplice. Si rivolge ai deboli e li tenta con il fuoco. Ma quello è uno scopo. Uno scopo? Dove stai andando? La scali con me? Mi piacerebbe, ma... Meglio che resti di guardia per gli uomini di Asab. Giusto. Si sale. Piano. Tutto ok, la sua. Finora tutto bene. Attenta lassù! Ci sono quasi. Ecco i nostri tre simboli. Beh, ci è voluto meno del previsto. Punta proprio verso quelle rovine Oisala. È un'antica fortezza, incastonata nella montagna. Lo segno sulla mappa con un'ascia. E dietro la porta al numero 2? Ah, chissà che cos'è. A imperitura memoria. Vediamo che c'è dietro la porta del tridente. Un'altra antica fortezza, appena oltre quelle cascate. Segnerò un tridente sulla mappa. E infine, la porta dell'acqua. E un'altra fortezza. Esattamente al centro del letto del lago. Segnerò un arco sulla mappa in quel punto. Wow! Dovevo cercare il pulsante prima di arrampicarmi. Valeva la pena salire? Puoi dirlo forte. Ho trovato i tre simboli. Davvero? Sì. Ognuno puntava verso una fortezza diversa. Direi che dovremmo controllare. Perfetto. E come sei finita invischiata con Asab? Uno scopo? Preferirei non parlare. Spanne, direi che è debole per te. Non me lo ricordare. Si è dimostrato utile al tempo. Racconta, su.
Meglio di no. Devo farti ubriacare? Non c'è abbastanza alcol al mondo. L'esperta militare. Qual è la strategia di Azar? Ha diviso le sue truppe per bloccare ogni via d'accesso. Pessima mossa. Tu cosa avresti fatto al posto di Azar? Oltre a tagliarmi la barba? Avrei aspettato. Avrei lasciato a te tutto il lavoro e ti sarei piombata. Pragmatica. Ridurrebbe al minimo i rischi. Non vorrei averti contro. Sì, meglio di no. Mi stupisce che Azar non stia facendo lo stesso. Forse il suo esperto sa più di quanto crediamo. Già, un motivo in più per chiudere in fretta la questione. Ci sono dei ribelli più avanti. Un intrasetto non puoi circolare. Sì, siamo nel posto giusto. Guarda, è il tridente di Ganesh. Corrisponde al simbolo nella torre. Ganesh, distruttore degli ostacoli. Il cancello è sicuro? Non ancora. Siamo in attesa di Cobra 8. D'accordo. Finito!
Dovrebbero essere finiti. Tutto bene? Alla grande. Anche se lavoro per una pazza scatenata. Ok, troviamo il modo di aprire il cancello? Bella idea. Per te cos'era questo posto? Ok, non è questo. Ah, neanche questo. Come funziona? Cosa? Pareva un pulsante. Sì, è che volevo far provare anche te. Questo cos'è? Rumore promettente. Uno dei raggi della ruota si è girato. Guarda un po'. Siamo a due. Ehi, eccolo un altro. Ci penso io. Ti ho trovato. Rimane l'ultimo. Ecco, rimane l'ultimo. Ha funzionato. Ok, torniamo alla ruota gigante. Ruota gigante? O qualunque sia il suo nome archeologico. Ruota gigante, sì. Dobbiamo passare di sotto. Va bene. Ma guarda qua. Ti va di scommettere? Ho detto che era una chiave. Ti do uno zuccherino. Ora vediamo cosa serve. E cos'è? Un antico enigma Oisala? Ah, ovvio, devo formare un tridente. Ganesh. Buongiorno. E adesso? Adesso noi giriamo questo ingranaggio e vediamo che succede. Non è rischioso. Hai notato che la vita degli avventurieri è costellata di rischi, vero? Vale anche per i mercenari. Ma se tolgo la sicura una granata, io so cosa succederà. Che vita monotona la tua. L'hai sentito? E tu lo senti? Guarda là.
Porca vacca. C'è un enorme rilievo intagliato sul fianco della montagna. E tu credevi che saremmo morte solo girando una ruota? Vantaggi del lavorare con la figlia di un archeologo. Avrai avuto una bella infanzia, eh? A tratti, diciamo. Ho imparato molto. L'impero Hoysala era la sua specialità. Gli ha dedicato la sua vita. Mentre io, quando cerco tesori, penso solo al guadagno. Ah, sicuro. Se la paga non è buona, io non corro rischi. Lo immaginavo. Come gestire un esercito. Una grossa responsabilità. È solo istinto. Era l'armata di mio padre. Io ho preso il suo posto. Azienda di famiglia. Mm-hmm. E l'ho quasi distrutta. Ma lo saprai. Mi pare che tu conosca bene i fratelli Drake. Sì, beh. Ne parliamo un'altra volta. E ora, dove andiamo? C'è il forte associato all'ascia sulla montagna e il forte associato all'arco nel letto del lago. E prima di accettare il lavoro? Non c'è molto da dire. Conosco bene Nathan. Sam già meno. Sbucava dal nulla, poi spariva di nuovo. Andiamo via di qui. L'ultima che arriva paga la cena. Io ho delle razioni. Sei una noia. Come ti senti ora? Lato destro, Fraser! Riparo! Ok, è finita. Sul serio ora? Non te la sei cavata male, tutto sommato. Tutto sommato è un bel gran complimento da parte tua. Vero. Avevo dei dubbi. Perché hai accettato? Non mi lascio mai sfuggire un'occasione. Soprattutto quando il mondo intero vuole vedermi finita. Lo capisco, ma il lato positivo... C'è un lato positivo? Quando i nemici hanno basse aspettative è molto più facile prenderli di sorpresa. Per quanto mi riguarda, questo lavoro è fin troppo difficile da soli. Bisogna sfruttare ogni vantaggio possibile. Hai sempre lavorato sola? Più o meno. A che età hai iniziato? Ero giovane. Ho imparato in fretta a illudere la gente. Spero che si stufino di rimanere. Li convinciamo ad andarsene con le buone?
Allora, cosa stavamo dicendo? Oh, giusto. Ho imparato in fretta a illudere la gente ad essere a un passo dall'obiettivo. Per poi rovesciare la situazione. Troppo sottile per i miei gusti. Io preferisco l'approccio diretto. L'importante è che funzioni. Dammi un secondo. Ti aspetto. Ora di andare. Torno subito. Va bene. Andiamo. Merda, questo posto è un casino. Vieni? D'accordo. Può funzionare. Fa. Ok. Su, saliamo. Finalmente siamo fuori da quella fogna. Temevo che il capo fosse solo chiacchiere. Io starei zitto. Scusa. Presto non importerà. Quando avremo la zanna, ci seguiranno come pecore. Sì, anche l'esercito indiano ci temerà. Non vedo l'ora. Ci è mancato poco. Fatto. Via libera. Gli altri avranno sentito. È inevitabile. Andiamo. Là, sulla montagna! Ne arrivano altri. Ragazzi, non costringetemi a sparare da qui.
No, no, no! Fraser! Fraser! Là, sulla montagna! Ne arrivano altri! Andiamo! Andiamo! Peccato! Questa è molestia, lo sai? Arrivato! Oddio! Fraser! Là, sulla montagna! Ne arrivano altri! Non c'è più nessuno. Non sarà l'ultimo. C'era un grosso camion parcheggiato all'entrata. Terremo gli occhi aperti. È meglio. È tutta discesa. Allora sai anche scherzare. Avrei preferito arrivare prima di Azaza. Che vuoi farci? E comunque conta arrivare in fondo. Non partire per primi. Hai visto? Sembra un'altra valvola. Proviamo a salire. Nadine, altri amichetti in vista. Non siamo soli! D'accordo, sparpagliatevi! Oh merda! Guardatevi le spalle! Thank you.
ci hanno viste. Tutto ok. Un cecchino! È finito! Ci hanno visto. Fuoco, fuoco! Sono finiti? Via libera. Bene, finalmente sole. Proseguiamo. Stavo per dirlo io. Guarda, mi sta andando giù. Perfetto. Ha funzionato. Mi spiace, ma troverai di sicuro il modo di passare. Certo, sapevo che avresti scelto la via più semplice. Con permesso. Ehi, come va? Sto bene. Solo non iniziare senza di me. Certo, non mi permetterai mai. Eccoti. Ti diverti? Mi ricorda il parco giochi dell'asilo. Questo sembra più sicuro del parchetto della mia scuola. Ci siamo quasi. Fatto. Niente male. Tu sei senza parole, io non ho più fiato. Muoviamoci. Ok. Scommetto che stavolta ci sarà un arco. Esatto. Oh, questo è più complicato.
il salto fuori. Parashurama. Ok, apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo. Ecco fatto. Cosa? A dire il vero, spero nel fuoco. Un'altra cascata. Già. E siamo due su tre. Gli Oisa l'hanno fatto di tutto per nascondere la Zanna. Beh, la Zanna era il vero simbolo del dominio Oisala, della loro ricchezza e della potenza del regno. Un trofeo ideale per i persiani. Già. Mio padre ha sempre pensato che la Zanna fosse addirittura qualcosa di più. Aspetta. Anche tuo padre cercava la Zanna. Per lui era un'ossessione. Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mandò via me e mia madre. Disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui, ai confini di Alebidù. Un po' ironico. Ultima fermata, il forte incastonato nella montagna. Resta ancora quello con l'ascia. Australia ora tutto ha senso. Già, neanche Fraser sembra un cognome indiano. Era di mia madre. Troviamo il modo di scendere verso l'auto. D'accordo. Ah, ora è aperta. Manca quello sulla montagna. Infatti. Ora capisco perché Azav vuole tanto quella Zanna. Credevo la cercasse solo per denaro, come noi. Vuole usarla per reclutare seguaci, come prova di forza contro il governo. Proprio come le altre volte. È già successo prima? Oh sì, da quando il giovane re fu sconfitto dai persiani. Molti hanno rivendicato pretese sulla Zanna e su queste terre. E io che pensavo di essere sulle tracce di un tesoro. Infatti. Lasciamo combattere la gentaglia come Azav, non ci riguarda. Per molto tempo ho pensato solo a combattere. Giusto, ma l'hai fatto per denaro. Di solito. Anche quando lavoravi per Azav? Assolutamente sì, ma il gioco non valeva la candela. Aia. E perché l'hai fatto? Dovevo farmi una reputazione, ho pensato di iniziare con il peggiore sulla piazza. Da lì si può solo migliorare. Qui è meraviglioso. È la tua prima volta in India? Sì. Il nostro lavoro è pieno di fregature, ma almeno possiamo girare il mondo. Dove sei stata? Ah, un secondo.
Ancora una volta, con piacere. Andiamo. Hey, a questa parte. Ok. È un piacere. Ah, Salah contro la tigre. Non sembra uno spinto alla terra. Vinse Salah, in realtà. Per proteggere il suo guru, uccise la bestia con un colpo solo. È l'origine del nome Oi Salah. Oi vuol dire attacco nella loro lingua. Pulita. Cioè, magari... Bene. E ora? La loro attrezzatura. Questi serviranno. Mi correggo. La nostra attrezzatura. Oh, oh, Dio, i miei poveri polsi. Quasi tutti sono più grandi. Stavamo parlando dei tuoi piedi. Ah? Cosa c'è? Ehi! È finita! Crederà debole. Come combatti con i rivali più tardi? La causa non può permettersi. Quasi tutti sono più grandi. Stavamo parlando di... Sì, ma... La causa non può permettere. Quasi tutti sono più grandi. Terra! Lustrate l'area!
Vieni fuori, subito. Oddio. E questo che diavolo è? Ok, vediamo a cosa serve. Quella statua si è mossa. Beh, vediamo come va. È un marchingegno complesso. Niente male. La statua si è mossa. Attenta! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo.
per l'amor del cielo. Tre statue con due simboli diversi. La stella e gli anelli. Soffio! Facciamo progressi! Credo di esserci. Ok, è fatta. Su, vieni! Perfetto, sto arrivando. Ah, immaginavo ne mancasse ancora uno. Come lo sapevi? Tre, il numero perfetto. Ah, aria fresca. Qui abbiamo un ashram. Oh, che diamine! Così non vale! Trovato, Shiva. Forza, chiudiamo questa questione. E va bene. Oh, merda! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo alla dignità. Ah, ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua.
E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori. Io imparo in fretta. Mm. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mm. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivoglio la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherelli? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivavamo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Sai, anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Basta solo rialzarsi e andare avanti. Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Torniamo alla macchina. Amo le scorciatoie. Fortuna che non dobbiamo tornare da lì. Ho già schivato troppe asce. Se vuoi esplorare altre zone nei paraggi, ti consiglio di farlo ora. Giusto. Sono d'accordo. Non siamo in molte, purtroppo. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare. Ah, i ribelli sono ancora qui. Ah. Attenzione, è fuori strada! Fermatela! Cazzo, ci vedono! Ormai è finita! Li abbiamo seminati. Chi lotta, fugge, si guarda intorno, può lottare un altro giorno. Allora, ricapitolando. Stavi parlando di un trafficante d'armi? Ah, giusto. Una volta un trafficante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato tutto quando gli ho spiegato la situazione. Cosa gli hai fatto? Gli ho spezzato le gambe. Oh, Gesù, non stai scherzando. Cerco di non essere discriminata. Ah, Nadine Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la shoreline? La shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. Oh, c'è sempre una scelta. La Sava sta ancora sorvegliando l'aria. Occhiata in giro. Terrò gli occhi aperti. Grazie per l'attesa. Do un'occhiata in giro. Fa ciò che devi.
Grazie per la pazienza. Andiamo? Ti seguo. È magnifico. Per te quanto ci vuole a incidere una cosa del genere? Anni. Decenni, forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Si comincia? Cerca di non romperlo. Scacciate. Che diavolo? Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Oh, Dio. Benvenuta nel cuore di Alebidu. L'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Yeah. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala, la vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alebidu? Yeah. Andiamo.